Grazie Samu. Allora, siamo appena arrivati a Chicago, le nostre condizioni sono pessime perché sono le 7:30 di mattina. La nostra giornata inizia dalle 3:30, quindi adesso come prima cosa comunque dobbiamo trovare la metro, stiamo cercando di trovare la metro per andare in downtown, poi da là si vedrà bene che cosa fare. Non va neanche più di camminare, cioè. La canna del gas. Siamo appena arrivati e già non ce la facciamo più. Male. No. Allora ragazzi, siamo appena arrivati in downtown, no? E siamo scesi a una fermata a caso, Clark Lake. La cosa bella è che adesso il programma è come sempre, il programma è quello di andare a esplorare senza un piano. Turista. Andare a esplorare senza un piano, cioè senza una meta. Senza neanche sapere dove siamo, perché dovete sapere che non abbiamo internet. Però guardate che bello. E noi ci siamo ritrovati così a caso, facendo due passi. Tanta roba. Ci siamo presi pure una bella ciambellina da Dunkin' Donuts. Bella cioccolatosa, così da riprenderci un pochettino, perché regà, la situazione è tosta, nel senso che ci potremmo addormentare da un momento all'altro. Però mo vediamo, insomma, di farci sta camminatina e vediamo che posti scopriremo. Ragazzi, siamo di fronte a questo edificio super enorme con questa piscinetta, queste fontanelle. Non abbiamo la più pallida idea di dove siamo in realtà, però è molto... è bello, no? È molto bello così. Mi ricorda un sacco New York in realtà, questo edificio qua. È bello. Sarebbe ancora più bello però avere idea di dove siamo. Scusate se non vi possiamo dare per ora troppe informazioni, ma siamo alla cieca pure noi. Allora raga, altra cosa molto caratteristica di Chicago, ed è quella che in realtà stiamo cercando di... Ma qua che ci stanno tutte le scuole, mamma mia, tutti gli scuolabus, guardate. E una cosa che stiamo cercando di andare a trovare sono i canali. Sono i canali, quelli che si vedono in tutte le foto. E vediamo se riusciamo pure ad arrivare a una spiaggetta, perché dovete sapere che Chicago c'ha pure le spiagge sul lago Michigan. E mo vediamo. Per fortuna la temperatura per me si sta alzando, per Alfonso no, perché continua a dire che fa freddo. Vabbè, qua non ci fanno passare. Continua a dire che fa freddo, ma per fortuna sta uscendo il sole e quindi si sta bene. I suoni della città caratteristici dell'America. Ciao ragazzi, ciao College Life Italia. Oggi siamo qua in un video un pochettino diverso, perché oggi andiamo a fare una sorta di College Life Reality fuori dal campus. Oggi andiamo, stavamo dicendo, scusate, è passata insomma una persona, ci stava pensando un pochettino male. E oggi andiamo a fare quindi un qualcosa di diverso, quindi venite con noi, perché ci sta pure Alfo dietro la telecamera,
venite con noi a scoprire questa città che è molto bella dalle prime cose che abbiamo visto. Adesso siamo qua, siamo sui fiumi, come potete vedere, molto caratteristici sicuramente. E niente, insomma, venite con noi a scoprire questa nuova città, è la prima volta anche per noi, quindi sarà tutto nuovo. Fateci sapere, tra l'altro, con un commento, se vi piacciono questi tipi di video, quindi se vi piace questo format di andare a scoprire un pochettino le città americane, un pochettino vedete com'è la vita in città, come sono le abitudini e tutto. Scrivetecelo con un commento che magari ci pensiamo e facciamo altre città, ci andiamo a visitare un pochettino altre città da me. Dai. Guardate, Five Guys, alfa la tua reazione. Sto resistendo per la fame che ho. Sono le 11 di mattina e il problema è che noi abbiamo mangiato una donuts e siamo in piedi da 7 ore. Male. La tentazione c'è, eh? Tentazione è tanta, ma non resiste. Anche perché i soldi bisogna risparmiare. Esatto. Però io, cioè, sinceramente un tuffetto me lo farei, un bagnettino me lo farei. Regolare. Tanto, cioè, alla fine si sta bene, no? Regolare, la carne. Vai. Facciamo un bagnetto? Male, eh? Cheers. Allora adesso ragazzi stiamo andando nel ristorante di nostro amico italiano in cui fa il cameriere e vediamo, dice che è buono, si mangia bene, possibilmente speriamo che sia italiano, quindi adesso andremo a giudicare per bene la cucina. Non so se tra l'altro è un ristorante elegante, ma se è un ristorante elegante noi sappiamo un bel poco di elegante. Sì, vabbè, questo è l'outfit. Vabbè, comunque mo vediamo un pochettino. Siamo qua sempre in questo skyline bellissimo. Queste qua sono le teste, credo che dovrebbero essere le teste dei vari presidenti d'America. Comunque non lo so, non sono molto informato. Noi stiamo morendo di fame, quindi mi sa che dobbiamo correre. Dai, ci siamo, è il momento della verità, eh? Arrivati. Dai. Allora, situazione. È arrivato il cibo, ci stiamo facendo. Bruschetta con l'olio, ok. E qua in più è arrivata pappardelle al ragù di manzo. E poi ci arriverà pure una bella. Una bella margherita. Quindi adesso mo vi metto un attimo qua, un secondo, perché sono da smezzare, ce le smezzeremo, che vogliamo provare un pochettino tutto. Mischio? No, mi sa di no. Assaggio. Testa. Va. Prendi retta. Allora, ci mettiamo un pochettino così, un pochettino di manzo, altro pochettino di manzo, e vediamo in diretta com'è. Sembra promettente comunque.
Vediamo. Buono. No, a me piace. Parere dell'esperto, mo, eh? Pieno di cipolla. Vabbè, questo è il classico americano, però, eh? Che bella, che bel pranzetto romantico, eh? Facciamo un assaggino di questo manzo. Ah. Non già provato. Ma la pasta. Prima questa pastetta. Dovrebbe essere fatta in casa, eh? Molto buono. Bene, ristorante approvato, si chiama Quartino, sta a due passi da downtown, se volete provarlo. Adesso noi mangiamo un pochettino e ci ribecchiamo quando ci arriva la pizza. Allora, adesso è arrivato il momento più delicato per noi italiani, il momento della pizza. Sembra buona, Alfa l'ha già provata. Abbastanza buona, dice. Vediamo. Allora ragazzi, concludiamo così la nostra giornata alle 11.07. Non poteva mancare la pasta dopo i 30.000 passi che ci siamo fatti. E niente ragazzi, siamo distrutti. Comunque questo qua credo che sia la fine di questo primo video di Chicago. Ne uscirà un altro di domani, appunto, dove ci saranno varie attività da fare. Sì, insomma, fatemi sapere con un commento se vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale. E niente, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Grazie, buonanotte.